aspetta, questa è della nuova, lui mi conosce, quando io chiamavo Gesù, abbiamo imparato a capire, parlo siciliano perché noi siamo ragusani. Telenova, un'emittente, una cosa seria, come se la vita è bella, dalla gente catarella, seguiteci, seguite, vedete un appiesso. Ha effettuato importanti registrazioni radiotelefoniche, scusa, radiotelefoniche, televisive. Scusa. E insomma è tanti, è il critico cinematografico Danilo Amione, perché c'è anche un progetto tra teatro e cinema su Beckett. Scusa, ma la signora Bisegna ha l'abitudine di non spegnere il cellulare e quindi scusateci, ma c'è la suoneria nostalgia. Sì, che la usano tutti, ma è sempre disturbante, per cui si scorda sempre di spegnerla, quindi facciamo questa piccola E state attenti voi a non lasciare acceso il telefono quando assistete al teatro. L'orario sabato è alle... A che ora è? Non l'hai detto? L'hai detto? No. Naturalmente. Vabbè, se l'ha detto. Va bene, allora appuntamento in teatro e non dimenticate in teatro di spegnere i cellulari. Perfetto, grazie Telenova. Cioè, facciamo delle interviste. Buongiorno a tutti, oggi siamo qui alla scuola Palazzolo di Ragusa. Anna Loredana, giusto? Sì, Anna Loredana. Siamo con la signora Anna e la signora Loredana, mamme dei bambini del Petibus, di alcuni dei bambini del Petibus. E questi anni come sono stati di... Rifalla. Mi devo prendere ancora di... Sì. È la mia terza intervista, avete capito? Quindi anzi, meno male che... è la prima, che dobbiamo fare? Siamo con la signora Anna e la signora Loredana, mamme dei bambini del Petibus. Le vostre impressioni? Mi blocco. Molto volentieri, dando sicuramente. Il nostro impegno sempre, che non mancherà comunque. Anche di più, sicuramente. Grazie. Gentilissimo. Come bambini, fate tutto. Grazie. Inizia la stagione teatrale Donna Fugata. A presentarla qui al Comune le sorelle Vicky e Costanza Di Quattro e Clorinda Razzo. Che sei? Sai cosa? No. Sei il direttore artistico, sì. Consulente. Direzione artistica. Consulente esterno. E invece il vice sindaco Massimo Iannucci rappresenta il comune e dà un contributo a questo. Continuando. Ma guardate che allora la parte seria va in onda oggi. La parte così divertente, chiamiamola così, va in onda fra 20 anni, quindi non vi dovete preoccupare. Se va in onda così, è a posto, verranno sicuramente per la settima. Allora, per il settimo appuntamento per la settima. Intanto perché mi siete da chi viene male, vabbè. Ti potevo mettere da chi volevo, quando sei pronto io parto. Aspetta, dobbiamo chiamare però un attimo la mamma. Sì. Grazie mille. Se lo sapevo non mettevo i tacchi. No, tranquilla, va bene. Tutto sommato può andare. Ti do il citofono. Andi tu. Il citofono. Grazie mille della bellissima serata. Mi sono divertita molto e spero di parlare presto. Esatto, uno degli slogan che abbiamo deciso di mettere in testa a questa nostra manifestazione è appunto riforma sì, ma non così. Perché avete un po' copiato un slogan di quando eravamo studenti, io e Salvatore, ah, sì. Uniti sì, ma contro la DC. Ah.
tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Dai, che ci intervisti tu? Faccio di tutto io. Allora, un'altra grande serata stasera, insomma, al Savini sicuramente. Ma si sta sentendo un nome una giusto. Serata di grande divertimento. Siamo riusciti ad averli qua con noi, onorati, pubblico spettacolare. Più di un'orata è stata più, di sì, più, di, più di un'ora. Il pubblico spettacolare, c'è stato veramente tanto da ridere. Ho sentito anche una battuta, dice, ma generalmente negli spettacoli io non vedo piangere, vedo piangere per altri motivi. Erano tutti veramente che piangevano dal ridere con gli scotti. Quindi che dirvi, grazie. Ci vediamo l'11 di novembre per San Martino, per feste estate di San Martino con Toti e Totino. Per feste estate di San Martino con le frittelle. Grazie, vabbè, grazie. Ciao, ciao. Toti e Totino cosa dicono questa sera? Ma noi dobbiamo dire la verità, noi ci siamo divertiti e secondo me quando due artisti si divertono vuol dire che il divertimento è stato motivo di divertimento, cioè ci siamo divertiti in quanto c'è stato il divertimento. Vuole che io lo tengo? Quindi diciamoci, ci siamo divertiti, c'è dire? Ci siamo divertiti e quindi è stato un divertimento che ci ha fatto divertire in quanto c'è la diverticolite, sì, che è una cosa, sì, esatto. Domani ti farò la gastroscopia a te io, pertanto allora, divertitevi. Che voi che televisione siete? Telenova. Telenova. Frisca frisca. Sì. La cattereia. Anche splendente la Telenova. Vi abbiamo fatto la sigla. Grazie. Ciao a tutti gli ascoltatori. Ci vediamo l'11 novembre al Savini. Alla festa di San Martino con Toti e Totino. E poi ci sono anche le sorelle e fanno le frittelle. Divertitevi, diverticoli. Ciao, 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 ciao. E lì saremo sicuramente a vostra disposizione come sempre. Finché la barca va, lasciala andare. Vabbè, sì. Questa la tagliamo. Però ci sta nel discorso di Orietta Berti.